Buongiorno. Allora, io mi trovo a lavoro. Questa è la mia cucina. Stamattina facciamo pasta alla matriciana. Vi faccio vedere quello che... Aspettate un attimo. Faccio vedere un po' tutti i miei movimenti. Allora. Andiamo a mettere il sugo. Che questi lombardi gli piacciono. Piace la mia cucina napoletana. Allora, cari amici di YouTube della Laisa, era il mio capo. Il mio capo era. Allora, stavo dicendo, cari amici di YouTube della mia nuora Laisa, siccome da un po' che non mi vedete, ho pensato di farmi questo video così la Laisa lo imposta su YouTube. Niente, le mie giornate sono queste, sono qui al lavoro, però ho tante soddisfazioni, però ho una cosa importante da dirvi. Stamattina vorrei parlarvi, mi sento proprio di parlarvi un po' del Signore, di Dio. Dio è buono, Dio è un grande Dio. Io ho fatto il vaccino e ho avuto una brutta reazione allergica al vaccino. Mi sono gonfiate le labbra, sono stata male e la prima cosa che ho fatto quando mi sono vista con questi due labbroni così, tutta gonfia qua, mi sono detta dentro di me devo pregare, prima che vado in ospedale devo pregare perché è vero, sì, i medici, ma prima di ogni cosa viene Dio. Amiamo Dio, stiamo vivendo in un mondo molto difficile, ma molto molto difficile. Dunque vi chiedo di pregare, dobbiamo pregare tanto, perché anche questo vaccino che stiamo facendo, io adesso devo fare delle visite all'allergologo perché tipo ieri avevo male a un dente, l'unico farmaco che ho potuto prendere era la tachipirina. Stamattina mi sono svegliata con la lingua gonfia, dunque io non so cos'è che mi sta capitando al mio corpo, però una cosa vi so dire di sicura, che non ho paura. Non ho paura perché so di avere un grande Dio e Dio è la nostra forza, Dio è la mia e la tua forza. Dunque, amiamoci, non stiamo lì a puntare il dito uno contro l'altro, proprio in questi tempi così difficili, non serve a niente. Come dirvi, nuore, suocere, che se ne sentono tante che le nuore non vanno d'accordo con le suocere, perché la suocera ha fatto, perché la nuora ha detto, è tempo di smetterla, è tempo di smetterla perché Dio è morto per me, per te e per tutto il mondo. Dunque, adesso il tempo mio è poco per parlarvi perché vi ripeto, io sono al lavoro e non posso stare troppo lì, però
però siccome la Laisa mi chiede, mi dice, ma come mai tua suocera non fa, non vi vedete, non fate qualche video così? Io stamattina mi sono sentita di fare questo video e di parlare proprio di questo, di parlare dell'amore di Dio. Siamo agli ultimi tempi, amiamoci gli uni con gli altri. L'amore è una cosa bellissima. Se fai una buona azione, se, cosa dirvi, se hai fatto un'opera buona, almeno io dopo mi sento al settimo cielo. È perché Dio gli piace questo, a Dio, credetemi, a Dio piace quando siamo umili, quando siamo aiutiamo le persone, quando non litighiamo l'uno con gli altri. A Dio piace tutto questo, perché Dio è venuto sulla terra per darci amore. Dunque, amiamoci. E io chiudo con questo, che tutti quelli di YouTube che stanno su mia nuora, vi dico che vi amo tanto, ma amo tutto il mondo. Particolarmente amo il mio e il tuo Dio. Un bacio.